La Chiesa e le sfide del futuro a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Sembra passata un'eternità, eppure l'elezione di Papa Francesco è cronaca recente. Il nuovo pontefice è riuscito a scardinare concetti antichi e radicati di una Chiesa che appariva perfetta nell'organizzazione vescovo-clero-popolo, ma distante. A Trani, in occasione del primo incontro del secondo anno di preparazione al primo sinodo diocesano, l'attenzione è puntata sulle risposte che la storia sta dando a questo bisogno di cambiamento e a quali sono le sfide del futuro. L'incontro, nel corso del quale è stato presentato un libro sulla storia dell'arcidiocesi, è coinciso con l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani. Le iscrizioni sono aumentate rispetto al passato, anche questo è stato detto, è un segno dei tempi che cambiano, di una Chiesa che appare improvvisamente più vicina al mondo dei laici. Proprio questi giorni, attraverso il lavoro che già sta svolgendo con i suoi 8 collaboratori, tra le altre istanze emerse c'è stata questa di affermare sulla scia del Concilio un protagonismo maturo, adulto dei laici. Questo sicuramente è anche uno dei motivi che fa sì che i laici scoprano il gusto e la passione per gli studi teologici, perché la formazione è uno dei motivi che rende i laici titolati a un protagonismo pensato e pensoso all'interno della Chiesa.